Questa sera parliamo della futura linea di demarcazione, che è uno strumento più importante che Hearst abbia, diciamo, messo a disposizione per chi utilizza le sue regole per l'analisi ciclica dei mercati. Che cos'è? È sostanzialmente la metà di ciclo traslato a destra del 50% dell'ampiezza del ciclo principale. Ci aggiungerei un più 1, che in questo caso non ho aggiunto alla slide. Si presenta sul grafico come una media mobile che è calcolata facendo la somma del massimo più il minimo diviso 2. È una media mobile a un periodo ed è traslata di x candele, dove x sta appunto per la metà del ciclo preso in esame più 1. La linea viene utilizzata come allarme per l'ingresso al mercato, come allarme per il target di mercato e come strumento pressoché unico per determinare quando ci troviamo sui massimi assoluti di prezzo e quando ci troviamo sui minimi assoluti di prezzo. Si presenta sostanzialmente in questa maniera: supponiamo che questa sinusoide nera sia il prezzo, ok? La sinusoide invece viola è la futura linea di demarcazione. Come possiamo vedere, è esattamente il prezzo perché sono identiche. Traslato a destra del 50% più 1. E qui vediamo bene i tipi di segnali che ci va a fornire, perché sono fondamentalmente tre. Il primo è che a ogni massimo della futura linea di demarcazione corrisponde un minimo di prezzo, quindi in un ciclo ideale che può essere questo qui, ogni qualvolta avremo la futura linea di demarcazione che farà un bottom, quindi andrà praticamente a passare da una fase di ribasso a quella di rialzo, sapremo che molto probabilmente ci troveremo su un massimo di prezzo e quindi andremo alla ricerca di operazioni al ribasso e al contrario, oppure a specchio, ogni qualvolta la futura demarcazione andrà a creare un top, quindi passerà dalla sua fase di rialzo a quella di ribasso, sapremo che in opposto ci troveremo con grande probabilità su un minimo assoluto di prezzo. Quindi questa è la prima funzione della futura linea di demarcazione. La seconda funzione è quella di generare un target. Un target è dato da che cosa? È dato da sostanzialmente la distanza che abbiamo tra, in questo caso in un trade, in una tendenza a rialzo, tra il minimo di prezzo e la breakout della futura linea di demarcazione, la proiezione della distanza appunto che c'è tra il minimo e la breakout ci va a stabilire o a proiettare quello che sarà il probabile target di mercato, quindi un rapporto 1 a 1 in questo caso. Idem chiaramente vale in un trend al ribasso, quindi quando avremo la breccata sostanzialmente della futura demarcazione da parte del prezzo al ribasso, la stessa distanza che intercorre tra il massimo in questo caso di prezzo dove andremo a posizionare gli stop e la breccata ci andrà a proiettare quello che sarà un probabile target, quindi lo stesso identico valore che abbiamo avuto per lo stop lo andremo a proiettare per un TP. Altra funzione è quella di generare un segnale di ingresso a mercato, quindi la sua breccata dal basso verso l'alto genererà un segnale al rialzo, la sua breccata dall'alto verso il basso ci genererà un segnale al ribasso. L'unico problema di questa sua terza funzione è che spesso e volentieri i segnali sono molto molto in ritardo, quindi noi lo andremo a utilizzare esclusivamente per generare un target. Fino a qui presumo che sia tutto chiaro, giusto? Perfetto. Allora, adesso andiamo a, diciamo, mettere i puntini sulle i. Come vi ho detto, in un ciclo ideale, quindi in una situazione del genere, ok? Quindi in un ciclo perfettamente orizzontale, quando abbiamo la futura linea di demarcazione, che sarà ovviamente costruita in questo modo, abbiamo detto che se il prezzo, allora il nero facciamo che sia il prezzo e il rosso invece rimane la futura linea di demarcazione, ok? Sostanzialmente, quando il prezzo brecca dal basso verso l'alto l'FLD, abbiamo detto che abbiamo qua un possibile stop loss,
Qui abbiamo un possibile TP, ok, e questo qui è un rapporto di 1 a 1, quindi è in questo caso esempio 50, perché in questo caso l'esempio è 50, ok? Quindi break uguale 1 a 1 risk reward. Però c'è un però da dire, che la situazione che è dato, diciamo, dalla tendenza di mercato. Noi abbiamo tre tipologie di mercati. Primo, un mercato rialzista. Due, un mercato ribassista. Tre, un mercato laterale. Quando abbiamo un mercato laterale, il rischio rendimento della breccata dell'FLD è uguale normalmente 1 a 1. Quindi se ho 50 pip di stop, facciamo esempio, uguale 50 di stop, 50 di TP. Quando sono in un mercato ribassista o in un mercato rialzista, la situazione cambia. Perché? Se ho un mercato rialzista, avrò il ciclo che sarà fatto in questo modo, ok? Avremo quindi la futura linea di demarcazione, che ovviamente sarà fatta, boh, buttiamola lì, spero di riuscire a farla giusta, che sarà fatta indicativamente in questo modo qua, ok? Direi che ho sbagliato. Andiamolo a vedere direttamente su un grafico. Il concetto, per spiegarvelo meglio, qual è? Quando ci ritroviamo in una fase di rialzo, quindi in un trend rialzista come può essere questo qui, e abbiamo una breccata della futura linea di demarcazione dal basso verso l'alto, quindi siamo praticamente a favore di trend. In realtà il rapporto 1 a 1 diventa ancora più favorevole. Perché? Perché ci aspettiamo che in realtà il target generato dalla rottura della futura linea di demarcazione sia più lontano rispetto a uno stop. Tanto per intenderci, la regola base cosa dice? Dice che purtroppo non mi funziona più la lavagna, ho installato multichart, ha incasinato tutto il computer. Abbiamo la breccata, ok? La regola dice, una volta breccata sostanzialmente la futura linea di demarcazione, se io vado a posizionare uno stop loss qua, avrò in linea di massima un TP qua, quindi 1 a 1, ok? Quindi rischiamo stop loss 1, TP 1. Quando abbiamo una breccata in tendenza, quindi nella parte del trend, in realtà questo concetto cambia, perché normalmente abbiamo la possibilità di fare percorrere di più il prezzo, quindi possiamo avere un 1 a 1, un 1,5. Diciamo che ci possiamo permettere di mirare a un TP un pochettino più grande. Poi vedremo quando parleremo delle envelope, perché comunque utilizzeremo le envelope per fare questo concetto qua. Quando invece abbiamo sostanzialmente una tendenza al rialzo e abbiamo una breccata dall'alto verso il basso della futura linea di demarcazione, quindi siamo contro trend, come può essere questa situazione qua, ci ritroveremo un rapporto rischio-rendimento o il target generato che non sarà più favorevole, ok? Perché potremmo avere, ad esempio, un rischio di 1 e un TP inferiore a 1, ok? Quindi questo è importante quando usiamo l'FLD per determinare un target, capire da che parte ci ritroviamo nel mercato. Verranno poi sicuramente di validissimo aiuto le envelope, perché in un trend con una forte spinta al rialzo saranno comunque vicine, quindi una breccata ci darà poco spazio di movimento per un ribasso. Invece in un rialzo avremo tanto spazio di movimento, perché ricordiamoci che in una tendenza al rialzo, quindi se ci ritroviamo praticamente due envelope fatte in questa maniera, in una tendenza al rialzo avremo la spinta rialzista che sarà molto più lunga di quella ribassista, e quindi lo vediamo già da noi che avremo un target probabilmente più ampio rispetto a quello contromano o controtrend, scusatemi. Idem vale per una tendenza al ribasso. Quindi una tendenza al ribasso, quando abbiamo una breccata in tendenza con il trend, avremo un target proiettato che potrà essere più, diciamo, generoso. Quando invece avremo in un trend al ribasso una breccata dal basso verso l'alto, avremo una tendenza che sarà, diciamo,
c'è un target che sarà inferiore come rischio rendimento 1 a 1. Fino qui è chiaro? Se avete dubbi, ditemelo, eh. Ok. Adesso veniamo a vedere quella che è la funzione in assoluto più importante della futura linea di demarcazione, ossia riuscire a capire quando ci troviamo sui massimi assoluti e sui minimi assoluti. Nel trading c'è una delle tante massime del trading che dice shortare i massimi e allungare i minimi. Peccato che è una bellissima parola, ma che per chi non utilizza l'analisi ciclica è una chimera assoluta, un'utopia più assoluta, perché chi si basa sul prezzo non può mai sapere se un livello di prezzo sarà abbastanza forte, abbastanza importante da respingere il prezzo stesso, quindi causarne un'inversione di tendenza. Noi con l'analisi ciclica e con la futura rimarcazione riusciamo a dare importanza a un livello o ignorare completamente degli altri livelli, perché se no, nel trading avremmo sostanzialmente una situazione del genere dove ogni singolo livello, ma proprio ogni singolo centesimo di movimento del prezzo, sarebbe un livello importante. Perché qualsiasi livello noi andiamo a tracciare anche a caso, ma proprio a caso, che più caso non si può, sullo schermo, tipo faccio, boh, la metto uno a caso, schiacciamo qua. Uno lo butto qua, uno lo butto qua, uno lo butto qua, non sto guardando, li sto mettendo a casaccio, eh. Uno lo mettiamo qua, uno lo mettiamo qua, uno lo mettiamo qua. Ok, quindi l'ho messo più a caso. Se noi andiamo indietro, noterete che qualsiasi livello ha funzionato, ma qualsiasi proprio, eh. Vedete che questo qui è stato supporto, qui è stato supporto. Qui è stato resistenza, qui guardate che roba, questo qui il livello qua eccezionale, questo anche ci sta che abbia sforato un pochettino, beh qui è stato massimo assoluto, qualsiasi grafico, cioè non cambia nulla, adesso ne prendiamo un altro, glielo tiriamo sopra, Eurozar che non credo di aver mai fatto in tutta la mia vita, quota troppo, aspettate, prendiamo un euro, questo qui magari ai livelli, ecco, questo qui che è euro di KK che non ho la più pallida idea di che cosa sia. Bello questo grafico qua, vediamo un po' se abbiamo dei livelli nostri. No, quota troppo, quindi rispetto a un euro non c'è. Dobbiamo prendere qualcosa che abbia un valore similare all'euro. Un euro CAD, ad esempio, dovrebbe avere i livelli. Eccoli qua sotto. Questo è un euro CAD, purtroppo quota anche lui troppo poco, però guardate, l'abbiamo messo su euro dollaro. Se qui non ha fatto da supporto, qui da supporto, qui da supporto, addirittura livelli mensili, quindi livelli ancora più forti. Questo ci e permette di capire che diciamo la favola, tra virgolette, dei livelli importanti mensili annuali, in realtà è una favola, è proprio una favola, perché non ci si arrampica sugli specchi sostanzialmente. Ogni singolo livello è importante. Questo è USD CAD, sono i livelli che ho piazzato su euro dollaro, ho cambiato solo i grafici. Questo è USD CAD, guardate questo qua, perfetto supporto, perfetta resistenza, perfetto supporto. Perfetto supporto, siete d'accordo con me che è evidente che rasenta la casualità più assoluta? Guardate qua che roba. Pam, pam, pam. Quindi mettiamoci in Fibonacci quello che vogliamo, un Fibonacci tracciato a caso in qualsiasi punto dello schermo, buttato a caso, cambiamo grafico, prendiamo questo quota 1,29, qualcosa che quoti simile. 1,29, un Houdini Uzino, magari ci stiamo dentro. Ho messo Houdini Uzino, Fibonacci tracciato su USD CAD. Ditemi se Fibonacci non è eccezionale, guardate che roba. 50%, quindi valore eccezionale. 61,8, valore eccezionale. Idem tutti gli indicatori dal primo all'ultimo che sono trend follower, ma proprio tutti, tutti, tutti. Ichimoku, bande di Bollinger, tutto ciò che viene utilizzato per tendenza, qualsiasi grafico voi gli buttiate sopra, uno dei livelli segnati funziona. In che maniera possiamo attribuire un vero, diciamo, valore o una vera importanza a un livello con il tempo, sapere quando quel livello là probabilmente va preso in considerazione rispetto a un altro livello, ok? Allora, futura linea di demarcazione, come vi dicevo, è l'unico strumento che vi permette di sapere quando siamo arrivati su un probabile massimo assoluto, non scrive.
un probabile massimo assoluto, quindi poter andare short, e su un probabile minimo assoluto, quindi poter andare long. Presumo che tutti quanti voi piacerebbe sapere che quando siamo arrivati qua avremmo avuto un segnale long, che quando eravamo qua, scusate per l'italiano, avremmo avuto un segnale short e via discorrendo in questa maniera. Perché lo possiamo sapere? Per due motivi. Primo, la ciclicità. Noi sappiamo che i cicli, come abbiamo visto la volta scorsa, hanno tutti bene o male un periodo, quindi una durata prestabilita standard, ok? Nel senso che potremmo avere dei cicli, cicli famosi, cicli nominali, e se prendiamo un ciclo ad esempio da 80 giorni potrà essere 90, potrà essere 70, però quello sarà, diciamo, la sua impronta. E quindi, sapendo che i cicli sono regolari, possiamo con una certa precisione sapere quando ci troviamo su un probabile massimo, minimo. E in quel caso lì sì che, abbinato a un livello di prezzo, potremmo quindi dare importanza a un livello di prezzo che, se si trova a metà di un ciclo, invece con alta probabilità non avrà nessun tipo di, diciamo, di importanza, soprattutto se avremo diversi cicli orientati o al rialzo o al ribasso. Come facciamo per creare la nostra futura linea di demarcazione? Come abbiamo visto la volta scorsa, dobbiamo fare la media dei cicli. Prendiamo un grafico che ce l'abbia già scritta, tipo questo qua, che è in unzina USD, o anche il gold è uguale. Prendiamo il nostro in unzina USD, togliamo un po' di roba. Qui abbiamo, nell'analisi che abbiamo fatto precedentemente, vedete scritto che, ad esempio, un ciclo a 40 settimane ha una lunghezza media di 41 settimane, un ciclo a 20 settimane ha una lunghezza media di 24 settimane, e il ciclo 80 giorni ha una lunghezza media di 72 giorni. Se andiamo sul settimanale, togliamo qua, cosa facciamo? Andiamo a mettere una futura linea di demarcazione del valore che abbiamo riportato qua. Prendiamo ad esempio 24 settimane, quindi lo andiamo a mettere. Prendo quasi quasi un zino USD pulito e lo mettiamo sul grafico, così riusciamo a vedere meglio. Abbiamo detto che è 24 settimane, ok? Quindi andiamo su sfondo nero, prendiamo il nostro R Cycle Indicator. Adesso l'ho messo a caso, metto qua 24, tolgo questo e andiamo a zoomare. Come avevo detto, a massimo di FLD corrisponde minimo di prezzo e via discorrendo. Avendo messo 24 settimane, vado comunque con l'indicatore a evidenziare cicli intorno alle 24 settimane. Quindi andiamo un po' più indietro. Andiamo un po' qui da quanto sono, saranno sicuramente di più. Ok. 31 potrebbe essere già un ciclo di riferimento. Quindi supponiamo di trovarci qua, ok? Da un punto di vista ciclico. Quindi abbiamo evidenziato tutti i vari nostri cicli. Quello che per noi era un, non mi ricordo più, un 24 settimane, in questo caso è un 31 settimane ipotetico, che ci sta. Ci sta. Che cosa avremmo avuto praticamente qua? Cioè, che tipo di informazione avremmo avuto qua? E qui è straordinario. Noi avremmo avuto il nostro prezzo, che sostanzialmente avrebbe fatto, cos'è quello? Avrebbe fatto il suo bel movimento. Avremmo tracciato il nostro indicatore, ci saremmo ritrovati in questa situazione con la futura demarcazione che, lo vediamo, ha generato all'epoca, ha generato un bel bottom. Quindi abbiamo avuto una situazione in cui è evidente che ci ha generato un massimo di prezzo. Siete d'accordo con me che questo livello qui, in questo caso, ha assunto un'importanza notevole, perché abbiamo avuto il segnale sostanzialmente della tenuta del livello concomitante a un minimo dell'FLD, che quindi ci ha segnalato un probabile massimo assoluto di prezzo. Poi il prezzo comunque è sceso, è andato a dare la sua breccata, avrebbe dovuto generare un target, poi vabbè, si è piazzato in laterale, quindi qui non ha dato la possibilità di andare a prendere il target dell'FLD, ma noi saremmo entrati chiaramente prima, come siete abituati a vedere che entriamo sulla la VTL. Poi, scorrendo ancora con il tempo, qui è pasticciato, quindi non avrebbe avuto valore. Qui già avremmo avuto un segnale che poteva essere importante. Perché? Perché abbiamo avuto una depressione da parte dell'FLD. Però adesso poi entriamo nel dettaglio di quando ignorare i segnali. Qui era evidente una situazione che era quella di un FLD che non ha fornito sostanzialmente un disegno secco,
come questo qui, ma sostanzialmente era così. Un FLD fatto in questa maniera ci sta dicendo che praticamente il mercato non ha più il ciclo che stavamo guardando, non funziona, nel senso c'è, però il mercato è piazzato in lateralità, quindi i segnali qua vengono completamente ignorati. Perdiamo dei treni, indubbiamente, ma vengono completamente ignorati dal mercato in questo caso. È chiaro fin qua, ragazzi? Ovviamente, col senno di poi è tutto molto facile. Prendiamo gli stop loss perché li prendiamo. In una situazione del genere avremmo potuto prenderci un bello stop loss in faccia. Perché? Perché in linea di massima, dal punto di vista statistico, ci saremmo ritrovati, lo vedete, 35, 32, perfetto, uguale, con la probabilità, la possibilità di andare a prendere un segnale al rialzo. Ok? Abbiamo avuto un bel picco, quindi qui ci ha segnalato un minimo, ci stava che ciclicamente il mercato potesse riprendere la sua cavalcata al rialzo. In realtà non l'ha presa. In che maniera possiamo filtrare un segnale dato dall'FLD, né più né meno, con le envelope? Andiamo un po' a vedere se in una situazione del genere, dove dobbiamo mettere una envelope da 24, avremmo avuto un qualcosa che ci poteva evitare eventualmente di prenderci uno stop loss in faccia. Eccoci qua. Qui è proprio palese, eh? Vedete che in questo caso è evidente che il prezzo si muove all'interno, tolgo un secondo l'FLD, l'indicatore, si muove all'interno di una envelope. Noi chiaramente abbiamo detto che in questo caso ci saremmo ritrovati qui, ok, nel mercato, quindi cercheremo sempre di adattare le envelope in funzione di dove siamo. Se andiamo a rimettere il ciclo e la futura linea di demarcazione, secondo voi, vi faccio una domanda: in una situazione del genere, dove ci trovavamo con le envelope praticamente attaccate, qui avremmo avuto un segnale al rialzo, saremmo entrati long in un punto dove avevamo praticamente un niente di pip da poter, diciamo, sfruttare rispetto a un eventuale stop loss. Con l'analisi tecnica normale, avremmo avuto un'informazione del genere? Probabilmente no. Avessimo avuto una media mobile o qualsiasi altra cosa, saremmo entrati a mercato. Perché il mercato ci diceva: ok, andiamo al rialzo. Per chi lavora, magari anche solo il prezzo poteva fare un ragionamento del genere, quindi prendere una posizione al rialzo o perdere un'eventuale magari condizione ribassista. In questo caso, utilizzando né più né meno i cicli di mercato, siamo in grado di stabilire quando siamo sul minimo, ma soprattutto se prendere quell'ordine oppure no. Una metodologia che funziona, però poi lì a volte la testa che sostanzialmente ci fa degli errori, tipo il petrolio di quest'oggi me lo potevo anche risparmiare, è quando ci troviamo in una situazione del genere, quando ci incaponiamo a volere per forza prendere un ordine. Quello che bisogna fare, che io suggerisco di fare, attenzione, questa è una regola del trading fatto sulle slide. Quando me lo vado a vedere per bene, mi vado a mettere l'indicatore giusto, lo metto al millimetro, vado a cercare le condizioni più belle di questo mondo, due medie mobili che si incrociano non sbagliano mai, ok? Quando in realtà sappiamo che se facciamo un trade system sulle medie mobili che si incrociano, non arriviamo ad avere un anno di storico, abbiamo già cotto il conto, ok? In questo caso è sicuramente importante questo concetto. Allora, sui libri di Hurst parla sostanzialmente delle cascate dell'FLD. Noi sappiamo che possiamo avere più FLD sul grafico. Quindi se qui prendo un ciclo a 31, facciamo un ciclo più grande, prendiamo i cicli 31, 48, un ciclo a 40 settimane. Così facciamo un esempio un po' più. Qui ce ne abbiamo uno un po' più dritto. Vabbè, mettiamoci qua. Abbiamo un ciclo. In questo caso 40 settimane, bello. Ma tanto l'indicatore non ci serve, nel senso che serve per farvi un esempio. Noi mettiamo tutte le varie FLD, ok? Quando abbiamo sostanzialmente una situazione del genere, ossia il 99% del mercato così, non possiamo fare trading qua. Perché? Perché abbiamo tutte le future linee di demarcazione che sono pasticciate una con l'altra. Così si vede bene, così non si vede, così si vede bene.
Vedete che le future linee di demarcazione sono tutte intrecciate una con l'altra. Quando è che noi possiamo prendere delle posizioni? Quando abbiamo le FLD messe in questa maniera. Quindi mettiamo il nostro prezzo. Questo è un segnale long da cinema, non da USD. Infatti siamo long, speriamo che continui. Questo è un segnale short da cinema. Praticamente dobbiamo filtrare segnali di questo genere. Quando abbiamo la FLD che fa sostanzialmente così, ok, e abbiamo di conseguenza il prezzo, lo faccio volutamente storto, che farà così. Nel momento in cui con il nostro prezzo ci siamo trovati più o meno in questo frangente da un punto di vista chiaramente temporale, noi qui sapevamo che era un segnale valido. Perché valido? Perché quando abbiamo le future linee di demarcazione che sono molto, diciamo, estese da un punto di vista d'ampiezza, vuol dire che la componente ciclica ce l'abbiamo. Quindi il ciclo, in questo caso che stiamo lavorando, ha una sua forma, sia e ha una sua validità, sia da un punto del periodo, che il periodo c'è sempre, ma soprattutto dal punto dell'ampiezza. Più un ciclo è ampio, più abbiamo possibilità di muoverci al suo interno. Più un ciclo è schiacciato, meno abbiamo possibilità di muoversi al suo interno. Quindi un buon segnale, diciamo, di filtro da poter utilizzare per lavorare con l'FLD è quello di andare a valutare esclusivamente quando troviamo un FLD che ha dei picchi e dei bottom molto molto evidenti. Tipo, ne tolgo una. Una situazione del genere, dove vedete come l'FLD è perfettamente, diciamo, neanche perfettamente, è molto molto chiara. Qui è chiaro che siamo su un minimo di FLD, quindi un probabile massimo di prezzo. Qui è chiara che siamo su un massimo di FLD, quindi un minimo di prezzo. Qui è stato chiaro lo stesso identico risultato. Qua sicuramente meno, perché qui vedete che avevamo l'FLD che era un po' pasticciata, quindi ci si poteva pensare più di una volta per entrare al mercato, o addirittura qua dove troviamo l'FLD che è sfasato completamente rispetto al prezzo, perché abbiamo massimo di FLD e massimo di prezzo. Quindi in questo caso vanno ignorati. Guardate qua che segnale perfetto che abbiamo avuto. Posizionarsi short qua lo si può fare solo con la ciclica, con null'altro. Ok? Quindi quando ci ritroviamo in una situazione del genere sappiamo che dovremmo, da un punto di vista statistico, ritrovarci con una spinta più o meno di pari, diciamo, forza rispetto a quella che abbiamo avuto nella tendenza precedente. Se andiamo ad aggiungere altre FLD e quindi abbiamo un segnale del genere, nel momento in cui abbiamo l'incrocio delle FLD, ok, qua si doppia, le FLD che si incrociano verso l'altro, ecco che questo qua diventa un segnale di conferma di ulteriore forza, perché a cascata sostanzialmente al ribasso di FLD, quindi tutte FLD che fanno così, poi tra poco ce l'avremo, ne avremo molte di più da poter tracciare con l'indicatore. Quando abbiamo praticamente le FLD fatte in questa maniera, ok, ci andremo a aspettare di conseguenza questo. Quindi un'altrettanta esplosione da parte del prezzo, chiaramente nel senso opposto. È chiaro fin qua, ragazzi? Ho messo in pausa. Me la promettete una cosa? Siete in tre solo. La applicate questa la futura linea di demarcazione per un po', togliendo tutto quello che avete sui grafici, che non sia FLD, che non sia ciclica, per riuscire a toccare con mano la potenza assoluta che ha questo strumento. Soprattutto, l'avete capito? Paolo, non hai capito? Ah, se avete. Ok, dubbi, ok. Perfetto, mi raccomando. E vi invito anche a mandarvi, ogni tanto a mandarmi qualche screen da poter guardare, così gli do un'occhiata e poi vi rispondo. Lo mettete tranquillamente su WhatsApp, dove volete, e ben volentieri vi rispondo. Ah, non l'avevo messo in pausa.
Avete qualche grafico da vedere? Che facciamo un esempio, andiamo a vedere esempi attuali, anche se qui ad esempio in un'unione USD è palese che sul wick ci sta generando un segnale al rialzo. Poi vedremo nei prossimi giorni con la VTL come identificare un segnale, quindi avere un rischio rendimento praticamente sempre superiore a 1 a 1. Ok, questa è una domanda che mi piace. Fai sempre casino con la FLD da utilizzare. L'FLD da utilizzare non è né più né meno che sostanzialmente la media dei cicli. Allora, come avevo fatto vedere l'altra volta, se non sbaglio, correggetemi ragazzi, nel video precedente abbiamo parlato anche del ciclo dominante, dico una stupidaggine. Quindi, una volta identificato il ciclo dominante, di conseguenza, in risposta a Vito, saprai quale FLD utilizzare. Ok? Facciamo un esempio. Ok, qui facciamo l'esempio di New Zealand USD, dove avevamo visto con i grafici precedenti che il mercato si muove all'interno di un ciclo medio da 72 giorni per rimanere nei cicli più, diciamo, più piccolini, ok? Quindi un 72 giorni, anche se in realtà viene da Dio in 40 settimane. Allora, c'è proprio un esempio. Qui abbiamo visto che la media dei cicli è di 72 giorni. Qui siamo a 153, quindi bisogna ridurre un po' d'ampiezza dei cicli per avere l'FLD, l'envelope più corretto. Se abbiamo una situazione del genere in risposta a Vito, né più né meno metto un FLD a 72 giorni. In questo caso proviamo ad andare a tracciare l'indicatore, giusto per. Qui abbiamo un 150, vedi che è la metà. Diciamo che ci spostiamo tipo qua, che abbiamo avuto più o meno un 87 grosso modo. L'indicatore ci serve solo come idea di massimo in questo caso, ok? Per avere un'idea di come possiamo essere posizionati. Proviamo ad andare a mettere un FLD a 72, che è quel ciclo che tu hai identificato come dominante. La vedi l'informazione che dà? Qui avevamo un probabile massimo di prezzo e l'abbiamo avuto qua. Qui avevamo un probabile, scusami, minimo di prezzo. Qui è un probabile massimo di prezzo perché l'FLD ci stava facendo un bel bottom ed eccolo qua. Qui abbiamo avuto dei segnali un po' contrastanti, nel senso che qui c'era un massimo di prezzo, qua l'FLD non ci segnalava un minimo, quindi era da ignorare, così come qua. Qui era da ignorare perché abbiamo avuto sostanzialmente i cicli che hanno avuto una fase di non sincronicità. Ricordatevi, come vi dicevo l'altra volta, i cicli hanno la loro sincronicità e quando vanno fuori sincrono tendono poi sempre a sincronizzarsi. Qua sei d'accordo con me, Vito, che questa FLD è perfetta guardando le statistiche del passato e che qua ha generato un segnale rialzo veramente importante. Noi ce lo siamo preso perché siamo a mercato. Qui ci sta dando un'informazione importante, che qual è? Prendendo in esame questo ciclo 72, sappiamo già che qua, quindi più o meno intorno al 27 di giugno, si verranno a verificare con grande probabilità dei nuovi massimi che andranno shortati. Allora, chiedi sì, così, ok, ma allora gli altri periodi preimpostati, che cosa intendi per periodi preimpostati? Ti riferisci a quelli dell'indicatore, Vito? Ah, ok. Allora, premesso che tra poco arriverà la versione 3. Questi qui li ho messi perché? Perché tendenzialmente i cicli hanno un rapporto 1 a 2. Ti ricordi i cicli nominali? Se abbiamo un ciclo 80 giorni, avremo due cicli da 40 giorni e all'interno due cicli da 20 giorni e quant'altro. Qui né più né meno l'ho fatto per comodità. Quindi cosa vuol dire? Se io vado ad esempio a prendere questo ciclo qua, lo prendo più grande perché era proprio perfetto, era proprio pulito, quindi facciamo una cosa del genere. Supponiamo che questo sia il ciclo corretto, ok? Noi qui abbiamo un ciclo da 169 giorni, sappiamo che un ciclo da 169 giorni, che è un 20 settimane nominali, avrà probabilmente due cicli all'interno, eccolo qua, da 84 giorni. Infatti guarda come sostanzialmente i massimi e i minimi sono precisi e a sua volta 4 cicli da 42 giorni, ok? Quindi è soltanto una comodità di
per poter tracciare la futura linea di demarcazione. Ovvio, qui non abbiamo una sorta di media, perché l'indicatore non lo tracciamo su una media della grandezza dei cicli, ma lo andiamo praticamente a tracciare direttamente sul grafico. Se utilizzi l'indicatore per, diciamo, tracciare quello che potrebbe essere una media dei cicli, allora lo puoi utilizzare. Io l'ho inserito per una questione di comodità. Lo butto più o meno, butto giù l'indicatore, metto l'FLD e vedo se grosso modo si allinea, dopodiché me la vado a plottare della misura esatta della media dei cicli. A breve, qua di fianco, ci sarà una casellina in più dove potrai mettere tutte le FLD che vuoi. Questi qua sono solo cicli nominali, sono le etichette. Ok? Sono solo le etichette e basta. EURSS dice 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni. 40 giorni, 20 giorni e via discorrendo. Poi in realtà tu lo dovrai andare a mettere della media ciclica, l'abbiamo ad esempio vista qua, 41 settimane, 24 settimane e 72, tu te li vai a mettere qua, 41, così avrai sempre qui sul weekly la media corretta dei cicli, te lo andrai a mettere come sostanzialmente envelope e quando cliccheremo ci metterà in automatico anche la FLD sarà editabile ma sarà automatica. Ho risposto alla tua domanda? Adesso velocemente, perché questo è veramente un concetto veloce, e tanto sull'annuale mi sa che non c'è nessuno. Adesso guardiamo velocemente il discorso che vi dicevo del target con l'FLD. Quindi rimettiamo l'FLD che avevamo messo prima, che era da. Era questa, giusto? Ok, da 72. In questo caso, se il prezzo dovesse breccare dal basso verso l'alto, quindi 169 che è questo. No, quant'era, scusatemi. 24 settimane, 24 settimane. Noi abbiamo il nostro ciclo a 20 settimane, che okay? In questo caso è evidenziato. Abbiamo tendenzialmente un trend che dovrebbe essere al rialzo. Per entrare a mercato, che cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto, tra l'altro, perché siamo entrati a mercato? Tracciamo in questo caso, ovvio, livelli di supporto e resistenza. Un livello che evidentemente era diventato importante erano quest'area qua, erano questi minimi, perché qua avevamo, vedete, avuto dei livelli di prezzo importanti. Il prezzo poteva anche romperlo. Se ci fossimo trovati ciclicamente parlando in una situazione del genere, il livello sarebbe stato rotto. Rendetevi conto che il prezzo si è fumato livelli come questo, 0,7130, che era la stessa area di questo qua, livello importantissimo, secondo, diciamo, chi lavora solo con il prezzo. Guardate qua come ha fermato un sacco di volte il prezzo. Proviamo ad andare a vedere indietro. E questo, guardate qua che roba. Cioè, questo qui era un livello dove chiunque tradi il prezzo si è messo probabilmente long, oppure ci ha buttato sopra un Fibonacci, qualsiasi roba. Noi sapevamo che qua avevamo ancora una montagna, non si dice, un sacco di strade da poter fare ciclicamente, quindi un livello che probabilmente non avremmo mai preso in considerazione. In questo caso lo abbiamo considerato perché avevamo probabilmente dei minimi che si sarebbero venuti a formare in questa zona, quindi era un livello interessante. L'avremmo preso? No. Non abbiamo la pretesa di tradare i massimi minimi assoluti. Chi lo dice racconta una marea di storielle perché non è vero, ci può succedere per pura fortuna. In intraday ogni tanto capita, ma per pura fortuna, ve lo posso assicurare. Però che tipo di informazione abbiamo? Abbiamo un'informazione che poi avremo più precisa tracciando poi le VTL, che è la breccata di una VTL. La breccata di un livello orizzontale di prezzo qua ci avrebbe generato un segnale a rialzo. Noi siamo long su, che non mi ricordo più, lo 0 USD da 0,6977. Ditemi se non è lo stesso livello che abbiamo attribuito importanza prima. Quindi siamo entrati a rialzo qua con che genere di informazione? Con l'informazione che il livello a cui il prezzo è tenuto, siamo su un minimo ciclico, statisticamente è per noi un minimo che rispetta tutte le regole, quindi la grandezza media dei cicli è quella, l'FLD ci segnala un minimo di prezzo, quindi entriamo a mercato. In questo caso, avendo una tendenza di fondo rialzista, anche se di poco, perché in realtà l'indicatore lo possiamo tranquillamente alzare un pelino, ok?
mettiamoci in questo modo, che tipo di informazioni possiamo prendere dell'FLD? Fermo restando che stanotte ci sono i tassi sull'australiano, domani possiamo trovarci al Castor Plus con il New Zealand, ok? Però questo è un altro discorso. Nel momento in cui il prezzo brecca l'FLD, ci va a generare il target. Il target sarà dato dall'ampiezza dello stop loss, in questo caso 243 pip, più proiettato esattamente dalla parte opposta, intorno ai 243, quindi 0,7325 circa. Dirlo è facilissimo, ok? Non ci va veramente niente. Dire, ok, il prezzo mi brecca la futura linea di marcazione, io aspetto qua e qua liquido più o meno, ok? Dal punto di vista prezzo. Che tipo di vantaggio ci dà in questo caso? Ci dà il vantaggio che noi, essendo entrati qua, abbiamo in realtà uno stop loss ipotetico di 143, un target di 342, che è 1 a 2. Essendo in trend, la breccata della futura linea di marcazione ci va a generare una proiezione di TP, di target, e quindi ci permette di avere delle opportunità di lasciare correre il mercato che sono davvero notevoli. Un po' come abbiamo fatto oggi su GBP USD, vi faccio vedere, anche se addirittura l'ho chiuso addirittura presto. Allora, così vediamo un trade che abbiamo fatto quest'oggi, che credo che abbiate preso anche voi, a parte quelli andati male. Oggi che cosa abbiamo avuto? Io sono entrato qua, avevamo uno stop di 30 pip più o meno, se non mi ricordo bene quanti per precisione, erano esattamente 30 pip di stop. Poi ho aspettato la breccata, qui avevo messo il target, non ce l'ho fatta diciamo, a tenerlo, però guardate, se non è andato a prendere perfettamente il target, lo avessimo tenuto avremmo avuto un rischio di 30, 84 di TP, quasi 1 a 3. No, in realtà abbiamo preso più di 1 a 1 perché abbiamo preso 1,5. Sono uscito qua sul livello perché? Perché c'era un livello importante di prezzo, eravamo vicino alla envelope, quindi ho liquidato. Però in questo caso ci fa capire bene i vantaggi enormi che ci dà l'utilizzo dell'FLD per determinare i massimi di prezzo. Io qui avevo un'area importante di massimi di prezzo, ok? E andare poi a generare il target. Se si ha la forza di tenerlo, dà dei risultati davvero straordinari da poter prendere. Domanda, ragazzi? Se avete qualche grafico da guardare, scrivetelo, andiamo a vederlo. Esatto, Stefano, è molto più semplice lavorare con uno strumento unico. E veramente serve poco. Una linea di prezzo, una VTL, che poi vedremo, futuro linea di marcazione, chiaramente la envelope per capire quando siamo arrivati, probabilmente al capolinea e quant'altro. Perché qui il target, dici? Per questo motivo. Allora, il target era qua perché, come avevo detto, se ti ricordi, il target è generato qua. Il TP è uguale la distanza tra stop loss e breccata. Quindi se questo è l'FLD, FLD, ok? Qui abbiamo il prezzo. Supponiamo che il prezzo faccia così, qui mettiamo lo stop loss e poi fa così. Questa distanza qui, che è ampiezza stop, supponiamo per esempio che sia 50, ok? Ci va a proiettare stessa identica distanza 50. È chiaro? Quindi, in maniera molto semplice, breccate dell'FLD, stop loss qua sopra, nel nostro caso, che era di 60 circa. Proiezione del prezzo più o meno, io ho tirato un quadrato più o meno da queste parti qua, no? Per avere un'idea, ne ha fatti 52, cioè se prendiamo il massimo preciso ha fatto 53,2 pip e ne ha fatti al ribasso 51,1, ha sbagliato ragazzi di un pip, 1, e la maggior parte delle volte questi sono i numeri, per quello che bisogna avere la forza teorica di tenerlo ed è molto molto difficile
psicologicamente, però quantomeno portare a casa più di uno a uno ci permette di farlo, non sempre lo fa. In questo caso era short secondo me perché? Perché avevamo la envelope a 5 giorni anche a rialzo, così come euro dollaro, lo stop loss di questa mattina, perché poi l'ho ripreso lo short? Perché avevamo la stessa indicazione, qui avevamo l'FLD, l'ho anticipato forse qui, qui avevamo l'envelope, perché erano tutte e due, il prezzo era su tutte e due le envelope, quindi io ho preso la breccata qua, lo short qui, e sfido chiunque non usi la ciclica a prendere i prezzi lassù in cima, ragazzi. E ho proiettato, vedi qua il target. In realtà siamo arrivati tardi da un punto di vista temporale, non c'era più tempo, il mercato aveva chiuso. Quando arrivi alle 5 e mezza è finita la questione, a meno che non ci sia un super dollaro che allora muove tutto. Teoricamente, qua che cosa ci sta dicendo il mercato? Che qui, tra circa un paio d'ore, mezzanotte, dovremmo avere i nuovi minimi. Dopodiché, qua è finita la pacchia, domani mattina ci troviamo con l'euro là. Infatti, conviene portare a casa, visto che ormai si sta mangiando tutto, perché spazio per scendere non ce n'è più. Questa è un'altra informazione importante che abbiamo. Il mercato ci dice quando bisogna chiudere. Il DAX, che ho sbagliato tutto oggi, oggi il DAX ci ha pagato, ragazzi, 80 punti. Siamo entrati qui sul DAX. Qua siamo entrati, ci ha pagato, adesso sul daily, scusatemi, su H1. Siamo entrati qui sul DAX. Ci ha pagato 80 punti, io come un idiota non ho chiuso, non ho chiuso quando, adesso questo qui l'ho messo qua, io avevo messo qui l'allarme, qua mi diceva Paolo non ce n'è più, perché avevo un bel picco dell'FLD che per me era importante, perché avevo i cicli da 25, ok, tutti da 25, e qua ero arrivato a capolinea, non ho voluto chiudere, perché non ho voluto chiudere? Perché sono un essere umano e volevo che il prezzo mi arrivasse qua dove avevo il target. Io per 30 punti ne ho lasciati 80 al mercato perché abbiamo chiuso a zero. Però guardate che precisione assurda che ha avuto il mercato nel dirci: guarda che qua non ce n'era più. Cioè, addirittura ho inventato un livello di prezzo inesistente perché c'era questo livello che obiettivamente non valeva niente. Cioè, qui sì, per carità, però non c'era un granché. Si è inventato questo prezzo qua e è tornato su. Perché se l'è inventato? Perché non c'era più spazio temporale e quindi è diventato un livello importante. Capisci, Vito, quando dicevi che sono due logiche diverse, quando un livello assume importanza? Non assume importanza perché nel passato ha toccato più volte, cioè è stato toccato più volte del prezzo. Se andiamo a vedere nel passato, quel più volte del prezzo è sempre coinciso con un massimo o con un minimo di ciclo. Punto. Nessun altro motivo. La favola dei livelli psicologici, sì, se lì c'è un minimo magari fa 12.000 anziché 12.005, ok? A parte che oggi i livelli psicologici non esistono più perché i computer non sono psicologici e soprattutto non sono psicolabili, ma sono delle macchine che ignorano completamente, anzi, un livello psicologico o un livello di prezzo che sa che la maggior parte degli operatori considera importante, lui lo va a bucare per ovvio che sia così. Il DAX ha già fatto questa cosa qua. Quando abbiamo preso il primo stop, quello dell'altro ID venerdì, è andato, guardate, a rompere i massimi qui, ha fatto due pip in più, anzi 10 punti in più qua, e poi ha sfracassato la suola. È andato a posto. Bravo, perché i livelli psicologici sono delle stupidaggini mondiali. Sì, che magari una volta potevano avere fondamenta, oggi non più. Oggi il 90% di quello che è il trading di una volta è completamente inefficace. C'è questo, diciamo, non so perché, voler rimanere ancorati, si dice così, a delle regole che non sono assolutamente più al passo con i tempi. È un po' quello che sulla carta millimetrata disegna i grafici, per dire, non vuole ammettere che ci sono i computer. O il camionista che legge ancora la cartina su carta, mio zio era uno di quelli, quando c'erano i navigatori. Non voler assolutamente accettare che il mondo è cambiato, in questo caso sia cambiato, in questo caso il mercato è evidente che sia cambiato ed è evidente che l'unica cosa che al momento rimane inalterata sono i cicli. Ma qual è il nostro vantaggio? Che anche quando il mercato cambierà, tenderà a cambiare la varianza dei cicli, o quantomeno a creare più, diciamo, interruzioni di ciclo, noi comunque potremo sempre trovare una certa regolarità. Cosa che con i prezzi non si potrà fare, cose che con le candele giapponesi sono diventate quasi completamente inefficaci nella maggior parte dei casi, se non su massimi o minimi ciclici, se no per il resto non hanno più nessun tipo di, non danno più nessun tipo di indicazione, così come un Fibonacci,
non dà quasi più indicazione se non preso nei massimi, nei minimi ciclici corretti. Ma è normale che sia così. I robot vanno ad analizzare quelli che sono i comportamenti abituali degli esseri umani e cercano di fregarci. Il tempo non lo potranno mai e poi mai modificare, in quanto credo legge, boh, legge universale, una delle leggi dell'universo, no? Il tempo che scorre più o meno uguale per tutti. Domanda, ragazzi? Ok, per voi è chiaro. Allora direi che ci possiamo salutare. Al prossimo appuntamento parleremo delle VTL, quindi come tracciare le valide trendline per poter avere il segnale di ingresso a mercato che abbinate all'FLD consentono di avere quasi sempre un rischio rendimento superiore a 1 a 1 e quindi con un trading guadagno riuscire a sostanzialmente recuperare un eventuale stop loss che fa parte del trading naturalmente. Grazie di aver seguito, mi raccomando, mettete in pratica i concetti che abbiamo visto questa sera, fate tanti tanti grafici e vi accorgerete dell'incredibile potenza, la possiamo tranquillamente definire così, della futura linea di demarcazione per il vostro trading. Ciao a tutti, buonasera.